realizzare il cestinetto occorre una rete tipo questa. La si trova presso il Brico, la si può trovare in varie colorazioni, ma anche presso i Ferramenta o chi vende roba per giardinaggio. Si trovano di varie misure, di varie altezze. Comunque quello che conta è la quantità di quadrati per la realizzazione del cestino in questione. Taglio un pezzo di rete della lunghezza di 55 quadrati e per una altezza di 15 quadrati, tutti questi quadratini, e procedo al taglio. Ecco la striscia. Provvedere al taglio delle punte, eliminare tutte le punte. Una volta pulito, dovremo unire le due parti aiutandoci con un uncinetto numero 4 e utilizzare filato di cotone, raffia, corda, quello che più si desidera. Man mano che si procede con la chiusura, nascondere anche il filo in eccesso. Volendo lo si può chiudere direttamente ad ago utilizzando un filato del colore desiderato, semplicemente passando l'ago o anche a mano, visto che i quadrati sono abbastanza larghi. Questo tipo di cestino si può realizzare di varie misure. Questa che vi ho detto io oggi è una misura che ho deciso io. Poi si può fare più piccolo, leggermente più grande. Ecco qua, cestinetto chiuso. Ora dobbiamo ricavare sempre dalla rete la base. Con l'aiuto di un pennarello, di una matita, di un pastello a cera, di qualcosa per segnare, posiziono il mio cerchietto ricavato, lo appoggio sopra la rete, cerco di tenerlo forma circolare e segno. Ad assegnare i punti dove devo tagliare. E taglio. Unirò la base sempre con l'uncinetto e con la raffia, cercando di prendere i punti possibili. Certo, qui non più, quindi andrò ad agganciare lateralmente.
nascondo il filo in eccesso e vado avanti. Ripeto, a chi viene meglio l'utilizzo dell'ago o addirittura a mano, a seconda di quello che si usa, se spago, anche la stessa raffia, basta infilarla, farla girare e si fa prima. Io voglio seguire un disegno specifico che lo dà semplicemente l'uncinetto. Per chi decide di utilizzare l'uncinetto, mantenere il punto molto morbido. L'importante è passare quadrato per quadrato, poi di come agganciamo la base non importa. Questo è il risultato che avremo alla fine. Attaccato il fondo, possiamo fare una rifinitura anche nel bordo, sempre all'uncinetto o con l'ago da lana o a mano. Ultimata la bordura anche nella parte superiore, il cestino è realizzato. A questo punto io ho deciso di utilizzare la raffia bianca perché vorrei applicare nel cestino questi bei fiori in modo sparso. Si possono attaccare o cucendoli dando dei punti di filo o anche con la colla a caldo e semplicemente applicandoli sopra. Per realizzare questi fiori, che sono tre tipologie di margherite, ti lascio sotto nella info box il link per poterti collegare. Poi largo alla fantasia per chi decide di fare un qualcosa di rustico utilizzando la corda e applicando altre figure. Ecco realizzato il cestino. Questo cestino lo posso utilizzare inserendo le uova e messo dentro il frigorifero, così le ho sempre a portata di mano e vedo che le ho sempre e vedo anche quando stanno per terminare. Può essere utilizzato in cucina, messo sul mobile con aglio, cipolla o qualcosa, o qualche piantina tipo basilico, prezzemolo inserita all'interno. Molto decorativa, qualsiasi cosa inserisci al suo interno, come può essere una cipolla o l'aglio, è assicurata la reazione perché questo è fatto di rete e l'aria passa, perciò la roba non marcisce. Il mio lavoro è terminato. Ciao, a presto!